Stasera sto in grandi difficoltà. Devo Sono io. dimenticare una cosa. Quella Ah, tecnologia. Tecniche. Faccio subito, un attimo solo. La tecnologia è Porca fondamentale. miseria, con un nastro Per forza, ne devo isolante. fare. È più fatto di forza che ho fatto in corso. Fulco, riparano Stasera. dischi addirittura, secondo me. Vera, anche se è rovinato. Si sta un pochino Vera. lì. Vera che vuol dire? Non è Che te un'imitazione. l'hanno regalata quelli che lo Esatto. fanno, Vabbè, anche dal da fisico scuola che non sono proprio portato ma no, guarda che non è all'imitazione. vero, non ce la fa niente. Un operatore che lavorava nella Digitone dove lavoravo io anni fa, ti ricordi Emanuele Riccioni che è morto, tra l'altro, che era stato fatto nella Folgore, c'aveva proprio lui la maglietta originale. Che in teoria lui di Centurione non la potrei portare perché se Sì, è mi beccano vero. Poi se ne dell'aborto, sono un po' destra. però la portava. Prego. Vai, dai. La vita fa da grandissimo, proprio grosso. Senti, considerato che nelle ultime tre partite tre risultati positivi, comunque tre pareggi, Arena ha segnato soltanto due gol, pensi di rivedere qualcosa davanti oppure dai fiducia a spalle a quelli che hanno giocato le ultime? Ma non ho ancora, sinceramente, questa settimana non ho ancora deciso gli interpreti. Può darsi che ci sia qualche cambiamento. Li ho cambiati, quindi anche altri non hanno fatto gol, quindi è una situazione che è di domani in base alle caratteristiche, le scelte saranno in base anche alle caratteristiche dei giocatori del Sud Tirolo. Prevedibile un ritorno di Furlan, visto che magari ha ripreso bene. Boh, non lo so, non lo so. È una partita dove forse l'attacco allo spazio è più una strategia congeniale. Vero è che Federico però ti crea sempre la superiorità numerica, quindi ripeto, però veramente davanti non ho ancora deciso, mi prendo ancora quasi 24 ore. Grazie. Questa è la risposta, vi ho detto tutto, quindi. Mister, non ha niente formazione. Il tuo compito non è facile, lo sappiamo dall'inizio, ma lo è ancora di più secondo me nella gestione un po' mentale del momento del gruppo, perché se si parlasse solo di salvezza, vabbè, obiettivo primario per carità rimane quello, no? Però c'è questa cosa che ancora ci potrebbe permettere, se le cose vanno in un certo modo, di guardare un po' in alto, e quindi paradossalmente diventa un po' più complicato forse gestire certi momenti, gli allenamenti, certe fasi della gara, perché stai lì, che faccio, che non faccio, che conviene fare, attacco, non attacco. Sì, è vero, nella comunicazione alla squadra la mia comunicazione è prettamente improntata sulla partita, quindi a prescindere l'obiettivo è vincere, perché vincere vuol dire togliersi da una parte, da un casino e andarsi a mettere nell'altro più bello, no? Quindi la mia comunicazione è quella. E quindi mi concentro su quello, cerco di non dare né troppo peso a una cosa né troppo peso all'altra, ma mi concentro sul lavoro e su quello che è la mia richiesta del momento, in modo tale che loro non abbiano la possibilità di pensare ad altro, ma devono essere attenti su quello, sulla richiesta che gli faccio. Non è semplice però, non è semplice. Perché poi in ogni caso nella mia testa pensieri ce li ho, no? E quindi. Tre scenari in partenza, quindi poi con questa situazione che deduco che la proprietà spinga per la salvezza, ma anche vi dice guardiamoci anche un attimo se è possibile, no? Sopra, perché Sì, immagino. i punti poi per come è la classifica la salvezza determina un passaggio poi Infatti. diverso, quindi è per quello che io cerco di rimanere sulla partita e non su quello che potrebbe essere settimana prossima, perché la vittoria mi permette di allontanare una situazione e avvicinare un'altra. Anche perché fare la bella sarebbe la cosa più pericolosa, penso, in questo momento, Sì, direi di sì. Non le ho mai fatte anche perché le ho sempre sbagliate, quindi sia da giocatore che da allenatore. Quindi. mister, l'assenza di defender può essere sanata, cioè, sanata ci penserai sicuramente lei dietro. Castiglia può essere
hai 90 minuti nelle gambe per poter far parte di una formazione dall'inizio? Ma sì, è entrato bene settimana scorsa, potrebbe essere una soluzione. Dipenderà molto i tre di centrocampo che sceglierò per le caratteristiche, però potrebbe essere entrato bene, adesso sta abbastanza bene, quindi E Paghera come sta? bene, sta molto bene, ha recuperato bene. Senti, Mediano è stato un po' il problema centrale, è stato un po' il problema delle ultime settimane, no? La partita bene Calegari, poi la seconda la sbaglia, gioca Altobelli, ma non è quello il suo ruolo. Te lo tieni anche questo per le prossime 24 ore? Sì, mi tengo anche questo. È vero che ho provato ad alternare più giocatori. Mi dispiace perché sta diventando un ruolo bistrattato ed era il mio ruolo, quindi mi piange il cuore, ma no, non è solo la Ternana, è un po' in tutto il calcio, che registi veri non, purtroppo non ce ne sono più. O meglio, ce ne sono molto molto pochi, chi ce li ha se li tiene ben stretti. Però è vero che ho provato più soluzioni con risultati alterni, quindi oggi sono ermetico, oggi sì, Insomma, oggi sì. vediamo, forse l'unica cosa La difesa. Bergamelli individuabile forse è la difesa oggi, anche e Russo giocano. perché... Ah, grazie, anche gli analisti, scommetto. Giraudo, va bene, sì. Sta bene Giraldo, sta bene Pobega, sta bene Fazio, sta bene Mazzarani. Pensano bene tutti e quattro. Ci fa piacere che tutti in Siano ottima bene. salute. Una cosa, Defendi avete individuato un eventuale È la stessa domanda tempo di prima. Ah, di recupero, scusa, no, di recupero, sì. è una distorsione al collaterale, quindi le 3 settimane minimo ci vogliono. Le 3 settimane ce ne ci vogliono per forza. E quindi è un peccato perché Marino mi dava la possibilità di fare scelte diverse, dove collocarlo se avessi deciso di farlo giocare, no? Quindi non terzino, perché terzino me lo sono un po'. A me a Vicenza non mi ha entusiasmato, no? E ritengo che sia troppo una forzatura anche per lui da terzino. È più un centrocampista, un esterno in un 4-4-2 alto o in un 4-3-3 se vuoi essere un attimino più, però non c'è, quindi spero che recuperi velocemente e poi vediamo. Il modulo l'ho scelto. Come sentirò il 4-3-1-2? 4-3-1-2. Sì, Vabbè, nemmeno dire che ti mette a 4-3-1-2 o spese perché 4-3-2-1? Domani da qualche prova vista in vedi. settimana sono viste un po' entrambi, c'è un po' entrambe Quindi, le vedi, cose. magari potrebbe essere che ci difendiamo in un modo e attacchiamo in un altro. Ah, esatto. Una cosa, la settimana scorsa è rientrato, io sinceramente ero scettico perché dopo tanto tempo che era fuori è rientrato buonasera Nicastro. Giraudo, Nicastro praticamente dopo come sta fisicamente, Ha come lavorato lo tutta la trovi? settimana, ha spinto tanto, molto, e infatti poi venerdì era un po' stanco, gli abbiamo dato un recupero maggiore rispetto agli altri, però il suo problema l'ha risolto, è chiaro che è stato fermo quasi 2 mesi, quindi non posso pensare di poterlo utilizzare dall'inizio, però è un giocatore che a me 90 minuti. piace, e quindi infatti domenica l'ho messo dentro. A tempo di testa, attacco della porta. Di testa credo che è quello che ne prende di più. È molto esplosivo e a tempo rimane su. Fermo restando che all'inizio del campionato mi sembra che Marilungo abbia fatto 5-6 gol di testa, anzi, segnava solo di testa. Anche con me l'anno scorso Guido ha fatto parecchi gol di testa, perché è un tempista, anche se non salta molto, però va a impattare bene la palla. E ora che si sblocchi anche lui, perché adesso è stancato anche lui, un po' di tempo che non fa gol, quindi. Magari giocando un po' più vicino all'area di rigore, perché giocando decentrato lui è generoso, lo vedo spesso che Ma rientra lui anche se gioca vicino alla porta, poi dopo è un dentro. generoso uguale. Secondo me spalle alla porta diventa troppo prevedibile. E quindi lui è più una seconda punta e deve giocare
non spalla la porta sicuramente. Lui ha questa capacità di mandare, però dobbiamo fare anche di più in fase di conclusione, di finalizzazione, perché anche se nell'ultimo periodo abbiamo creato tanto, però poi dopo alla fine, a conti fatti, i numeri dicono che abbiamo fatto pochi gol. Un Serve anche qualche conclusione in più da fuori, da centrocampista. po' di Non palle abbiamo un po' inattive, fatto gol, un po' di palle inattive che abbiamo palle inattive. provato. Sì, servono quelle che sono le situazioni che sbloccano le partite, soprattutto nella fine stagione. Serve una curiosità sul campo d'allenamento, visto che in settimana Ho visto che vi siete siete interessati sul campo purtroppo è d'allenamento. tutto l'anno che ne parliamo per le note vicissitudini. È una scelta definitiva da parte sua per motivi tecnici o solo motivi logistici? Ma no, abbiamo cambiato anche un po' il lavoro della settimana, quindi abbiamo deciso di allenarci più nell'orario della partita, perché ci siamo resi conto per i risultati, per le valutazioni che abbiamo fatto col preparatore, che l'adattamento all'orario poteva essere una cosa un po' più utile, quindi il fatto che il campo di Campitello non è disponibile pomeriggio mi ha fatto fare questa scelta. Un giorno ci siamo, la preparazione alla partita l'abbiamo fatta qui a Liberati, quindi penso che se il tempo ce lo concederà sarà più facile che ci alleneremo qui. Anche perché abbiamo tutte le nostre cose, abbiamo la fisioterapia, abbiamo la palestra, abbiamo quello che serve a una squadra. Campitello è un campo bello dove stiamo benissimo, però in ogni caso non siamo a casa. Su Tirol, 14 partite, 7 vittorie, 6 pareggi, in grandissima forma. Che tipo di squadra è? Che È vince, che urti? una squadra che sta bene, una squadra organizzata, una squadra che ha lavorato 2 anni di fila con lo stesso allenatore, quindi non è una cosa da poco, che però ha raggiunto l'obiettivo. E quindi io quello che ho detto ai ragazzi è che non posso permettere che su Tirol abbia motivazioni maggiori rispetto a noi. Loro il loro obiettivo l'hanno raggiunto, poi che devono mantenere il quarto, guadagnare il terzo, secondo me, sinceramente, non me frega niente. Noi dobbiamo ancora raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo capire qual è il nostro obiettivo e dobbiamo raggiungerlo, quindi a livello di motivazioni sicuramente noi dobbiamo essere superiori. Qualche anno fa si diceva che queste sono partite che devi vincere prima ancora di entrare in campo, se vinci nel tunnel. Vinci nel tunnel, sì, non devi conoscere nessuno, non devi conoscere nessuno, non devi guardare nessuno, devi entrare con le idee chiare. Mi auguro di essere riuscito a trasmettere messaggi utili per la partita. Dopodiché, dopo, come al solito, l'ultimo pezzettino lo devono fare loro. Quindi la preparazione, quella che è la lettura della partita mia, ho provato a trasmetterla e mi sembra che sia stata recepita. Detto questo, poi dopo la motivazione non può essere una motivazione non all'altezza della situazione, anzi. Se non ricordo male, sul Tirol dovrebbe essere una coppia di centrali difensivi non particolarmente agile. Sì, sono Sono giocatori velocissimi, non velocissimi, strutturati, però forti forti fisicamente. fisicamente, e quindi tutto quello che è prima punta, spalle alla porta, Non lo avrebbe mai. loro vanno a nozze, per quello che mi ricollego un Sì, po' al sì. discorso di prima. Giocatori magari un po' più svelti, possono far caso della partita di domani. L'arbitro vi soddisfa perché sono più Perché Lo conosco l'arbitro, lo conosco nel senso che l'ho avuto. Andiamo. Condizioni del campo come le avete trovate? Visto che avete lavorato anche lì, Migliorato, è migliorato? sicuramente migliorato, sicuramente migliorato, discreto campo in questo momento. Anche perché quello è anche un altro aspetto che è Senti, importante, se no? dovesse capitare di avere Rigore. un rigore a favore, No, chi lo calcia la no, palla? no, io E del campo lo tiri lo tu. tiro io. No,
sto facendo le valutazioni che poi non sono sorprese, però va bene, è vero, Marilungo ne ha sbagliati due, Vantaggiato ne ha sbagliati due, però Castiglia calcia bene i rigori, Russo ha sempre calciato i rigori, quindi Cioè, per dirti, c'è una decide. lista di rigoristi, C'è la lista dei cioè, rigoristi non c'è. stanno La lista sbagliando dei rigoristi uno, due, c'è, tre, cioè, certo. la graduatoria poi chi se la Cioè, sente in esatto, quel è quello che momento. poi è successo domenica. Quindi la mia graduatoria c'è. Oggi Che domenica però non incredibile. c'era, Come? cioè No, c'era, però c'era. hanno deciso loro praticamente. Ma è sempre così, nel senso che due, tre rigoristi, poi dopo al 75esimo, 80esimo, sì, lo calcio io, no, lo calcio io. È chiaro che. Calcialo Oppure calcialo tu. tu. Mister, Come tu preoccupato. sei più preoccupato per il fatto che non si segna, si segna poco, si concretizza poco, oppure più soddisfatto dei progressi evidenti, fase difensiva, compattezza, voglia di crederci e del fatto anche che abbiamo preso punti su campi di squadre che in questo momento sono molto più su di noi, che lottano per tutti. Un po' questo contrasto, no? Penso anche nei tuoi pensieri, Sì, alla sicuro. fine ragionerai anche su questo, ma Allora, che la direi insomma. squadra abbia un'identità, adesso a mio avviso penso che sia abbastanza lì da vedere, no? Mi preoccupa però sicuramente il fatto che non riusciamo a fare gol. E quindi questo determina la non vittoria, perché poi dopo la compattezza di squadra ha dato i suoi risultati, perché alla fine abbiamo fatto punti, come hai detto te, su campi dove il giorno prima della partita qui eravamo tutti più preoccupati, no? Invece poi la squadra, a parte l'Imolese, dove è stata sbagliata completamente la partita, poi c'è sempre stata in campo, no? Magari regalando un tempo, però recuperando altre volte nello storico, si è fatto fatica a recuperare, no? E quindi il rammarico più grosso è non riuscire a andare per una volta in vantaggio, una volta. Una volta andiamo in vantaggio e gestiamo la partita come meglio crediamo. Attacchiamo per fare 2-0, attacchiamo per fare 3-0 o difendiamo l'1-0. Insomma, una strategia che sia diversa da quella di dover recuperare, che troppo spesso ci è capitato, nella mia gestione. Però la squadra adesso è viva, no? Reagisce. Se avesse mantenuto questo atteggiamento magari da diversi mesi staremmo qui a parlare di salvezza, insomma. Posso, io sono sempre più contento di essere La arrivato squadra alla indubbiamente Ternana, aveva quindi. ceduto proprio, aveva secondo me alzato bandiera bianca qualche calciatore, più di uno. Boh, non lo Non so, ero io non ho guardato. convinto di questo, Io non non so ho perché, guardato. ma però ecco, Io non ho potrei. guardato in faccia a nessuno. Io, come l'ho detto il Fosse primo stata una gaffa giorno, vincente quella, io diciamo non che si riveli appunto, no? Tale anche alla fine. ho. Il mio obiettivo era quello di non perdere nessun giocatore. Il rischio in quei momenti è di perdere qualche giocatore. Ma io volevo fare in modo che tutta la rosa fosse ancora dentro a qualsiasi tipo di progetto che si veniva a creare nell'arco della stagione. E questo penso che di esserci riuscito grazie all'impegno di tutto lo staff, della società che mi ha messo a disposizione tutto quello di cui avevo bisogno, ma anche dei giocatori che probabilmente hanno, poi dopo sono pensanti, chi più chi meno, no? Siamo tutti pensanti, quindi anche loro hanno fatto le loro valutazioni, hanno capito che magari valeva la pena seguirmi, anche perché alternative non ce n'erano molte, e quindi abbiamo creato questo gruppo, questa unità di intenti che però non ci ha ancora dato quello che a mio avviso in questo momento meritiamo però. Che non ci siano più giornate disponibili perché secondo me quando una squadra comincia anche a non perdere, come stiamo facendo, no? Anche ripeto, su campi pericolosi contro avversarie di classifica importante, non segnali che comunque ti chiedi perché non è avvenuto prima, ma ormai è inutile È inutile pensare prima parlarne. perché, come dici tu, sarebbe assurdo. Però ecco, se pensi 4 giornate sono poche ma non pochissime. No, non sono pochissime, sono 4 giornate che tu devi giocare, devi. E non devi dare niente per scontato, perché poi ci sono talmente tanti scontri sotto e sopra che fare una tabella o fare una previsione è difficilissimo.
perché poi dopo ogni domenica qualche squadra ti smentisce. Anche perché è tutto in ballo ancora. Certo. Quindi anche l'ultimo. Certo, certo, certo. Sì, questo girone è sicuramente il girone più complicato, anche perché gli altri poi sono state società che sono andate, quindi hanno tolto l'impiccio di retrocessioni a tante squadre, a mio avviso. E quindi lavori sicuramente più serenamente, sia il girone A che il girone C, hanno avuto squadre che hanno mollato per mille motivi, anzi, i motivi poi sono economici, sono sempre quelli e quindi... Ma delle volte che si aspettava che i più grossi li avrebbe magari avuti in attacco avendo Marilungo, Nicastro, Vantaggiato, Furlan, Previani. Quando sono stato chiamato, no? Già la prima volta, la squadra l'avevo già analizzata, oltre ad averla già vista, così per interesse mio. E sicuramente il vedere questi nomi ha detto nella mia testa quello che ha detto a tutta Italia all'inizio della stagione, no? Una volta arrivato poi ti rendi conto che le problematiche erano non tanto di qualità ma di testa, di coesione, di organizzazione, di caratteristiche che si sposino una con l'altra. Questo penso che sia il... Tu comunque l'hai fatto giocare sempre sull'esterno? Mezzala, sì. Mezzala. Ce lo vedi in mezzo? Sì. Negli anni? Sì. Tra l'altro lui è cresciuto in quel ruolo. Deve... Sì, ce lo vedo perché è nervoso, è sfacciato, l'ho già detta questa cosa nelle giocate. A mio avviso, lavorandoci con un tempo importante, può diventare... un buon giocatore davanti alla difesa, però può giocare a mio avviso anche adesso per le caratteristiche che ha, potrebbe giocare anche perché riesce a fare le due fasi con discreta qualità anche nella costruzione. Io adesso te lo dico perché ti darebbe probabilmente più fluidità alla manovra, perché è un po' quello che manca, no? In questo momento. Sì, poi dopo magari ti manca qualità nella mezzali, però vero è. Castiglia, perché Castiglia fa la mezzala, un po' di qualità ce l'hai. Sì, ah sì, dopo vai dall'altra parte in difficoltà. Che corre per te. Che corre per tutti. Quell'intesa Valumbo giravo nel secondo tempo dove a Vicenza. È una delle cose più positive, credo, a livello tattico. Sì, è vero. Sì, è vero. Però comunque in effetti può essere anche un regista. Può essere un regista, sì. Ha le caratteristiche da regista. Queste ultime quattro partite possono essere decisive anche per il suo futuro, la sua permanenza qui? O per forza. Beh, magari già lo sa adesso. Magari sì, però... magari sì, ma penso che non sia il momento questo di parlare del mio futuro. In ogni caso sono quattro partite dove io devo continuare a lavorare. Però magari ce l'ho. Non sarebbe male. Ma no, sicuramente sono partite che sono da giocare e devo raggiungere sicuramente un obiettivo. Uno bisogna raggiungerlo, no? Poi dopo il campo ci dirà quale, però uno è il mio obiettivo personale è quello di continuare a lavorare al massimo di quello che posso dare, cercando di trarre il massimo dalla mia squadra. Poi dopo sulla qualità del lavoro, sulla qualità della persona e quindi dell'allenatore, ci sono le persone preposte che daranno il loro giudizio, faranno le loro valutazioni. Sicuramente ho la coscienza a posto, nel senso che non... Perché concludere bene vorrebbe dire anche magari iniziare altrettanto bene. Iniziare tanto bene non è detto iniziare, vorrebbe dire. Proseguendo sulla scia. Sì, sì, sì. Vabbè, è chiaro. Vedremo. Possiamo andare. Tanto non ti ho detto niente oggi. Cosa? Cos'è che hai detto? No, io ti posso chiedere il menù. Il menù stasera, se vuoi, te lo dico.
c'è anche quello, ce l'abbiamo, risotto alla parmigiana. Buonanotte, così domani. Con la arrosto, come no, risotto alla parmigiana. Così domani ta. No, quello è il menù, quello. È quello. Ci ha aggiunto altre cose, di più ancora in più. Adesso contento quello che in prima e seconda, questo è un